Blagoslov nabožnih predmeta. Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo sia con tutti voi. Ascoltiamo la lettera ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Benedetto sii tu, o Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dio, che per mezzo della Beata Vergine Maria ha ridato la gioia al mondo intero, vi colmi dei suoi favori. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Za zdravlje duše i tijela. La preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Gospodine, Signore, dolazimo evo pre tebe, veniamo qui davanti a te con le nostre debolezze. Dolazimo k tebi, veniamo jer znamo da da te ti možeš ozdraviti. Perché sappiamo che tu ci puoi guarire, ci puoi risanare. Isto onako kao što si ozdravljao mnoge bolesnike koje su ti donosili. Come hai guarito tanti ammalati che portavano a te, guarisci adesso tutti noi. Ma znamo, Gospodine, da è potrebna jaka vjera. Ma sappiamo, Signore, che ci vuole una fede forte. La fede che ci porterà sempre a te. La fede che a te nulla è impossibile. Signore, donaci una tale fede mentre siamo qui davanti a te col cuore umile e ti chiediamo la guarigione dell'anima e del corpo. Chwała Chryste,
Hvala Kriste. Thank you, Jesus. 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 Alleluia. 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 Gospodine. Signore. Ci sono tante cose che ci trattengono e ci impediscono abbandonarsi a te completamente. Tante difficoltà che ci allontanano da te. In tante cose perdiamo anche noi stessi. I strah je često plod tih poteškoća. E la paura spesso è il frutto di queste difficoltà. Adesso ti preghiamo, Signore, guariscici. Liberaci da ogni paura. Svake navezanosti na zlo. Da ogni attaccamento al male. Da ti možemo slobodno srca služiti. Per poterti servire col cuore libero. E nella semplicità della vita benedirti. Budi s nama, Gospodine. Sii con noi, Signore. Non abbandonarci mai. Moltiplica la nostra fede affinché possiamo credere nella tua onnipotenza. Proteggici con la tua mano potente e liberaci da ogni male, da ogni tribolazione e ogni paura. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, alleluja. Isuse, što si uvijek s nama. Grazie Gesù, perché sei sempre con noi. Sei vicino a noi in tutti i nostri bisogni. Dai da i mi tebi budemo bliski u svim trenucima svojega života. Ma che anche noi possiamo esserti vicini in tutti i momenti della nostra vita. E fa che non ti cerchiamo soltanto nelle difficoltà, nei problemi, ma fa che ci cerchiamo sempre col cuore sincero, desiderando di essere nella tua presenza, perché la tua vicinanza allontana ogni paura, la tua vicinanza allontana ogni male. La tua vicinanza ci salva. Sii sempre con noi, Signore, e con la tua mano potente custodisci ciascuno di noi e donaci la salute dell'anima e del corpo affinché, liberi da ogni tribolazione, possiamo ringraziarti sempre di più. Guariscici, Signore.
eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Neca vas, vaše obitelji. Voi, vostre famiglie, tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.